Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Yu-Gi-Oh! Jamadu. Io sono Seven Gabbo ed oggi vi porterò l'opening dello starter deck Yu-Gi-Oh! And The Clan. Questo starter deck è composto da due mazzi che si possono montare separatamente, ovvero che si monta il deck DDD Pendragon Red del Drago e il deck del Drago Shabalok diversi, oppure si possono montare un mazzo unico, si può montare. Passiamo all'apertura. Oltre a queste due carte importanti, che rarità sono? Super, Ultra, tutte e due. Ultra, tutte e due. E oltre a queste due Ultra si possono trovare due Super, una di Mirror, ovvero Forza di Testa, e l'altra è Buco Nero. Quindi partiamo con Drago Shablock diversi e Buco Nero. E partiamo rapidamente con le comuni dedicate alla parte di Yuya, se non erro, giusto? Sì. Ok. Quelle con lo dice, sì. Sì. Tifone, ottimo. Fa qualche staple, tipo buco trappola. Questa qua. Guardia mira. Il posseduto e annulla l'attacco. Adesso passiamo invece al reparto The Clan. E non è in romano The Clan, ma The Clan proprio. Okay. E come rarità troviamo DDD Pendragon Re del Drago e Forza Riflessa, che anche questa è buona. E per le comuni invece troviamo queste qua: Arcimidemone Folle, che era buona. È in 2000 d'attacco, eh sì. Schiacciare, che comunque ti permette di distruggere un mostro in posizione di difesa. Un altro tifone, Ascia di Distruzione. Cilindro che non magico. Fa mai, ma è mai male. E un altro richiamo il posto 2. Che troviamo dentro anche? Troviamo dentro due tappetini, che appunto perché questo è uno starter deck fatto per due giocatori. Questo con la prima carta e questo con la seconda. Ok, mettiamo qua il buco nero, facciamolo vedere ecco agli qua. Amici. Queste sono le quattro carte più rare che si possono trovare nel mazzo. Per questo video è tutto. Vi ringraziamo. Se vi è piaciuto mettete un like e soprattutto iscrivetevi per seguirci sul canale. Per nuovi video.